In questo momento una buona parte del settentrione costiero è sott'acqua. In questo istante ci sono molto probabilmente ulteriori lutti. C'è una intera regione, la Liguria, con il suo capoluogo, Genova, che è sott'acqua, che non sa più che pesci prendere, scusatemi, pesci è un lapsus. Non sa più cosa fare, non stanno ricevendo aiuti che non siano quelli locali, la protezione civile è priva di ogni mezzo, non ha soldi, ma come? È dall'estero un tizio che non ci può più e non ci deve più rappresentare, si permette di magnificare e lodare gli italiani che riempiono i ristoranti e riempono gli aerei. Ma quali italiani conosci? Ma te, ma con chi hai a che fare? Ma quali sono i tuoi italiani che riempano gli aerei? Eh? E che riempano i ristoranti, i tuoi ristoranti, la buvette forse dei Montecitorio, forse i tuoi deputati con quei menù abbondanti a prezzi zero. Quelli sono i ristoranti che sono riempiti. Come sei veramente scollato lontano dalla realtà del mondo e dell'Italia e degli italiani. Ma che titolo hai te per continuare a rappresentarci? Eh? È l'ora che tu la faccia veramente finita. Tu sei malato, perché se continui a fare questo tipo di considerazioni, vuol dire che tu sei malato. E allora, siccome non vuoi curarti, dobbiamo farti fare una cura obbligata, obbligatoria. Levati di torno. In questo momento sei a parlare dei tuoi problemi? E l'Italia è sott'acqua. E qualcuno in questo momento sta affogando, molto probabilmente. Basta. E ora, amici, con una buona dose di solidarietà diamo una mano a questi nostri sfortunati fratelli. Cerchiamo di dare dei soldi, incentiviamo alcune raccolte. Sottoscriviamo qualcosa, aiutiamo questi nostri sfortunati italiani, amici, compagni di ogni genere. Tanto lo Stato non lo potrà fare mai. Siamo arrivati a questo punto per tutti questi famosi condoni. Avete condonato tutto, tutte cose abusive, tutte cementificazioni, eccetera, e ora abbiamo questi risultati. Vergogna, vergogna, vergogna. Levati di torno, non ci puoi e non ci devi più rappresentare. Non ci hai mai rappresentato.